Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, che vi ho preparato. Maria, con sacrificio sei andata a Betlemme, la casa del pane, dove nasce Gesù, il pane del cielo. Donaci la tua fede, perché lo adoriamo nell'Eucaristia, come tu l'hai adorato nella mangiatoia. Maria, donna eucaristica, prega per noi. Maria, con infinita tenerezza, tu hai accolto tra le tue braccia il neonato Gesù, l'hai avvolto in fasce e lo hai detto. Per meditare questo mistero del cuore, dell'amore, è questa scena. Maria che contempla il suo bimbo tra le sue braccia, è uno sguardo d'amore, uno sguardo di una madre che ama suo figlio. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, quando portò il bimbo Gesù al Tempio di Gerusalemme per offrirlo al Signore, si sentì annunciare dal vecchio Simeone che figlio nella passione. Maria, intimamente unita a Gesù lungo tutta la sua vicenda terrena, tu sei stata trafitta dalla spada del dolore. Fa che anche noi, partecipando all'Eucaristia, condividiamo coraggiosamente la sofferenza di Gesù per la salvezza nostra e di tutta l'umanità. Maria, nel Tempio hai offerto Gesù al Padre, offrendo insieme te stessa. Aiutaci a fare anche noi, nell'Eucaristia, l'offerta di Gesù, Figlio morto e risorto per amore. Come Maria, aiutaci a essere umili. Come Maria, aiutaci a dire sì quando ci chiami. Come Maria, aiutaci a essere poveri, perché sappiamo donare noi stessi. Come Maria, aiutaci a incontrarti nel Signore.